Grande festa oggi per l'inaugurazione del nuovo skateboard park al centro sportivo Malossini a Rione 2 giugno. L'impianto, realizzato nel 2002 e gestito dall'associazione GoFast, si trovava da qualche tempo in condizioni tali da comprometterne l'utilizzo, specialmente per l'usura della rampa di legno che risultava deteriorata. Inoltre, le strutture risultavano ormai superate e quindi non più adeguate agli eventi organizzati, alcuni dei quali di alto livello, rendendo impossibile agli atleti progredire nelle diverse discipline. Il progetto, approntato dall'ufficio tecnico del comune, ha visto la riorganizzazione completa dell'area, con una superficie più che raddoppiata, passando da circa 455 a circa 1100 metri quadrati, di cui 750 di strutture sportive, con una nuova rampa, una nuova area per la disciplina street e una nuova area picnic e ristoro. Ora Riva del Garda può vantarsi di avere uno skate park più importante a livello nazionale. La nuova area skate è stata realizzata su due piani a quote differenti, collegati tra loro e con il terreno circostante, con piastre di diverse inclinazioni e rampe di scale, per consentire evoluzioni con i più diversi gradi di difficoltà. Il costo è stato di circa 247.000 euro, di cui 137.000 per opere edili, 80.000 per rampe, 7.500 per il nuovo impianto di illuminazione e 22.500 per il tornello motorizzato automatico e il relativo software. Lo skateboard è uno sport magari di nicchia che però arriva a molto seguito e che era giusto valorizzare. Beh, certo, allora, tutti gli sport sono importanti e qualsiasi offerta che viene fatta penso che sia assolutamente importante per il territorio, in modo particolare quella rivolta verso i ragazzi giovani. E questo è uno sport, allora tanti anni fa era considerato di nicchia, invece è uno sport interessante, uno sport anche molto particolare dove si devono affinare delle grandi sensibilità e penso che sia stata un'opera coerente dell'amministrazione in un territorio legato all'outdoor e investire anche in questo parco, che è un parco che anche rispetto alla mia ignoranza in tema mi è stato detto che è uno dei parchi di sport per lo skateboard quasi più importanti che ci sia a livello europeo. Un investimento importante per il comune. Beh, un investimento importante, tutti sono importanti, anche questo è importante, dico che è maggiormente importante perché è una struttura per lo sport, è una struttura dedicata anche ai giovani e quindi io penso che sia questo l'investimento, un investimento che poi traguarda verso il futuro, dando anche degli spazi, degli ulteriori spazi ai nostri ragazzi. L'associazione GoFast ha 15 anni e finalmente ha raggiunto l'obiettivo di avere una pista che si può definire professionale qui a Riva del Garda. Sì, sono ormai 15 anni che la nostra stazione è nata, avevamo una bellissima struttura fin dall'inizio perché comunque ci hanno dato comunque delle grandi possibilità anche come primo progetto, però abbiamo voluto ampliare, alzare un po' il tiro e dare uno spazio anche per effettuare dei trick in street, che sarebbe una disciplina che riguarda la strada, insomma, e ampliando lo skatepark per dare più possibilità ai giovani. Ringraziamo insomma il comune di Riva, del Garda, per averci dato questa possibilità e in minima parte anche al comune di Arco con alcune strutture che ci ha dato a disposizione. E siamo contenti di avere questa struttura che è una ventina di metri, per cui una tra le più grandi come strutture uniche a livello europeo, sicuramente nazionale. E il comune ha fatto un grandissimo investimento, toccando quota quasi 230.000 euro, da quello che ci hanno detto, insomma. E siamo molto contenti di questo risultato, ci dà grande possibilità per il futuro. E i soci fondatori, che alcuni sono qui con me, insomma, che sono Danny Messelodi, Andrea Righi, Alessandro Rondina, Emanuele Manno, che è il vicepresidente, Danny Messelodi, che è il cassiere. Abbiamo creato questa bellissima esperienza per i ragazzi e speriamo che cresca anche qualche nuovo campione e chissà che non succeda proprio qui a Riva del Garda. Ci crediamo molto e ci credono molto anche i ragazzi. E grazie di tutto alle amministrazioni, di tutto quello che ci hanno dato. Può essere anche il luogo per fare logicamente anche delle gare.
Sì, vogliamo portare insomma questa struttura a ospitare alcuni campionati, l'italiano sicuramente, chissà un domani europei o quant'altro, insomma ci crediamo molto e vedremo cosa succederà in futuro.